Signori, buonasera, mamma mia, è bellissimo. Crash Bandicoot Back in Time, benvenuti in questo fan game. Oh mio Dio, sto impazzendo, è bellissimo, le impostazioni grafica. Ho smanettato un po' con i comandi grafici, no, le impostazioni per migliorare il gioco, e ragazzi, è stupendo. Tutto ciò è bellissimo. Tra l'altro si può giocare anche con l'analogico. È impossibile. Boia, mi sono morto. Devo per perdere la vita, ma te guarda un po'. Sto giocando col pad della Play 4. E si può giocare, tra l'altro, sia con l'analogico che con il D-pad. Ma è stupendo. Vi lascio qui sotto, magari, non so. Ditemi nei commenti se volete il file per poterci giocare. E io sto impazzendo. Oh mio Dio, è bellissimo. Non so che dire. Cioè, è... mi dà tante di quelle vibes alla Crash Bandicoot 1. Cioè, di PlayStation 1. E ci abbiamo il bonus, vediamo. Il fatto che poi tra l'altro non ci sia il doppio salto rende tutto così nostalgico. È incredibile. Oh mio Dio. Ma io mi porto una serie su questa. Il livello che carica! No, sono troppo. No, e anche scarico il pad. Che palle, quindi devo cambiare. Va bene, ce la faccio a finire sto livello. No, ragazzi. È una reimmaginazione del livello del primo Crash, ma anche del. Del primo livello del secondo Crash. E io sono morto. E quindi c'è il nastro flashback. Tocca ricominciare il livello. Ci sono, eccola là. No, ma che figata sta roba. A parte gli uccelli, cioè ragazzi, ma che spettacolo. Ok, ho preso, non mi dice nulla. Penso di essere a metà livello. Attenzione, là c'è una vita nascosta. Cos'è l'avanti? Il livello, come potete vedere, è stupendo. Il problema è che sembra che manchi il fondale. Il fatto è che comunque dovete mettere in questione che questo è un fan game, ok? E tra l'altro io non sto usando nessun tipo di emulatore. Cioè, nel senso, scarichi il file e c'è l'avvio del gioco, punto. Non dovete scaricare applicazioni esterne, questa roba è fighissima. Cos'è quella pergamena? 1, 2, 3, 4, 5. Tra l'altro, ragazzi, ho il computer che ho. Ma boia, si vede da Dio. Ok, non ho capito cos'è quella pergamena. Primo livello finito. Ma guarda il cristallo. Ma che cazzo di figata è? Hai ottenuto un invito. Hai collezionato un invito di Uka Uka. Una prova di Uka Uka. Hai l'accesso. Fai l'accesso in questo livello dal basement. Cazzo è il basement? Flashback Crash Creator. Voglio capire. Ma ah, qua lo devo fare col mouse. Lo devo fare col mouse. Andiamo già a fare il flashback per capire. Flashback che è Crash 4, insomma, time! Io devo ammettere, boia, è difficilissimo. Devo ammettere che i flashback di Crash 4, insomma, time mi piacevano un botto. Cioè, mi sono piaciuti tanto, madonna. Era forse una delle meccaniche più belle del gioco, devo ammettere. E quindi, boia, però sono difficili. Cioè, questo è semplice. Il problema è che il controllo è un po'. È un po' retro, è un po' PS1. Madonna! Ok, prima parte finito. 1, 2, 3, 4. Ok. Cioè, devo ammettere che rispetto alla Play 3 questo ha un controllo veramente ottimo. 4, 5, zompa. Ok, rompi qua. Madonna! Rompa, ok. Ti metto una soddisfazione in questi livelli è assurda. 1, 2, 3, 4, 5. Salta. Ok, le TNT le devo spaccare perché sennò... Ogni tanto si incastra. Boia, c'è anche la nitro. Troppo forte. Snow Way Back. Andiamo. E non so se registrare un unico video, finirlo insieme. Vediamo un po'. Bello. Cioè, sì, è tutto. Ok.
Io non so. Cioè, oddio, che è successo? La telecamera si sminchia un po'. Ganzissima questa roba! Cioè, il fatto. Oddio! Cioè, il fatto che il livello si sviluppi così. Cioè. Allora, se non erro in Crash 4 c'è roba del genere. Cioè, è impossibile che non ci sia. Ho un vago ricordo. Il problema è che vederlo con la grafica del PS1 fa stranissimo. Boia, il ghiaccio. Mamma mia. Vi ripeto, fa stranissimo. Guarda, questa cosa che è in 2D. Ah, cioè, è bella. Cazzo, so. Ragazzi, io ne voglio altri 1000. Io non capisco per quale motivo Toys for Bob faccia così cacare. Ok, come ci arrivo là? Il fatto è che. Boia. Ok, 1, 2 e 3. Porco spino di merda, ok. Cadi giù e non muori. È Mario 64. Io sono innamorato di questa mod. Madonna. Ok, panciata. Ah, però non c'è l'animazione. Non c'è neanche il suono delle bomber. Ok. Cioè, ogni livello c'è un flashback. Sì. Oddio, là sotto come ci arrivo? No, come ci arrivo lassù? Da qua, no, ragazzi, è spettacolare. E questo è un altro invito di Aquaku. Non ho capito però come ci si arriva da Aquaku. Wow, beh, bellissimo. Ok. Salta su. Vedi, però qua. Perché mi sa che hanno lì. Non ho capito. Cioè, questi hanno l'animazione. Però quelli no. Vabbè, andiamo avanti. Il bonus. Che è successo? Mi sa che non carica le texture. Va bene, è una mod. Ricordati che è una mod. È anche tanto. Spacca tutto. Non c'è il doppio salto, Mario. Ti ricordo. 15. Oddio, madonna, sono un grande. Ricordati che è una mod e non devi recensirlo. Dare pareri come se fosse un gioco originale. Già è tanto che lo giochi. E che comunque il feel di. Oddio, il feeling dei vecchi Crash te li dà. Sono morto. Ok, boia. Non so come morì. Cristina! Spaccalo, ok. Un po' di bug. Ok. Becca questo. Qua manca completamente lo sfondo, però va bene. E tra l'altro, per chi vuole provarla, c'è. Si chiama. Basta scrivere Crash Back in Time. E riesce. La qualità è altissima. Cioè, non so questo video ora come verrà elaborato da YouTube, ma la qualità è altissima. Ok, secondo livello finito. Andiamo avanti. Io ve lo carico tutto. Lo finiamo tutto quanto insieme. Non me ne frega un cazzo. No, ragazzi, cioè, voi. Per un fan di Crash Bandicoot, vedete sta roba. Fatta così bene, tra l'altro. Cioè, vi giuro. Non ho parole. No, io veramente. Wow. Spero. Non che in questo video, ma. Che la mod vada bene. Che così. Non mi interessa che sono morto. Come dicevo, spero che la mod vada bene. Perché. Cioè, voglio altri livelli. Cioè, ma guardate qua. Cioè, per quanto non ci sia lo sfondo laggiù, e va bene, siamo d'accordo. Ma tutto l'ambiente circostante è perfetto, è bellissimo. Boia, io. Sono stupito. Io non ho capito lui che cazzo deve fare. Ok, boia, ce l'ho fatta, No, ma non mi dire che c'è l'overboard. Non me lo dire, ti prego. Ok, Aquaku. Beccalo, vedi. Cioè, ma guarda gli uccelli qua, che figata. Oddio. Ok. Io sta mod veramente me la gioco all'infinito, ragazzi, vi giuro. Ok. Ragazzi, il suono è quello dell'overboard. Io spero
Cioè, spero ci sia e spero che non ci sia, perché se c'è veramente vado. Ok, no, aspetta, là c'è il nastro. Fermi tutti. No, non c'è il. Oddio, là c'è tanta acqua però. Non lo so, andiamo avanti. 2, 3, 4, 5. Allora, per quanto il gioco presenti tanti bug, a livello, come potete vedere, proprio di struttura del livello, no? Cioè proprio del terreno. Però è fichissimo. Cioè, è pazzesco, ragazzi, sta roba. Che devo fare là? Non lo so, andiamo a vedere. Cioè, questo è palesemente Crash 1. È una fusione tra livelli di Crash 1 e Crash 2. Si vede che c'è proprio amore, non come Crash 4. It's about time. Io ho paura di andare qua. Infatti. Pensavo fosse la piattaforma. Vabbè, adesso voglio troppo. Voglio troppo, però sarebbe stato ganzo, Beccalo. Oh, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tra l'altro ho pompato la grafica al massimo e me lo sto godendo. Pezzo di merda, pezzo di merda, pezzo di merda. È bellissimo. Vi prego, fatemene altri 1000 di livelli. 1, 2, 3, 4, 5. Comunque lo sto giocando con l'analogico, anche se si può giocare con il D-pad. E io lo sto giocando per adesso con... Boia. Ma calmi. Che succede qua? E lo sto giocando con l'analogico, si potrebbe giocare anche col D-pad. Mamma mia, ragazzi, ma sono una bestia. Aspetta. Beccalo, ok. No, l'uccellino del cazzo, io non so come ammazzarlo. Non ci credo, io ho il doppio salto. Ok. Qua si sale, per forza. Che sta succedendo? Oddio. Vabbè. Va bene, non... Cioè, ragazzi, ho pure questa parte, ma quanto è stupenda. Cioè, andiamo avanti. Terzo livello finito, completato. Ci abbiamo le cose di Uka Uka, ma io non ho capito che cos'è. Facciamoci un'altra flashback. Eccola, già si fa più complicato, quindi boia. Magari poi questo video, non lo so, si può tagliare in due parti. Non lo so. Ok. Boia, un imbecille. Anche se comunque vi ricordo che ho caricato anche... Sto caricando i video di Skylanders e durano di più, quindi... Di più di 3 livelli di Crash Bandicoot, questa cosa. Ok. Ok. Madonna, ragazzi, è un mostro. Ok, qua è un pochino più complicato, ma ci si arriva. 64 casse. Se non parlo molto è perché sono concentrato, Oddio, questa è copiata paro paro da Crash 4, me la ricordo sta cosa. E mo bisogna tornare indietro, rompendone, lasciandone... Oh mio Dio, cosa è successo? Lasciandone solo una, ce l'aveva fatta. No, un imbecille, un ebete. Ok, ce l'aveva fatta, via. Anche questo, i flashback non sono difficili, cioè, sì, però... Eccola, ma diventa difficilissimo, anche se voglio capire che cos'è la cosa di Uka Uka. O è Aquaku. Mi ricordo, li confondo sempre. Ho problemi. Ah. Madonna di... No, non ce la faccio, non ce la faccio. Tra l'altro, fare i flashback non avendo il doppio salto, non avendo il doppio salto è un problema, è un problema. Boia. È impossibile, è impossibile. Il controllo è un po' strano, è un po' diverso dall'originale. La musica? È come in Crash Lira di Cortex? Sì, è come in Crash Lira di Cortex. Però va bene, questa è una mod. Cioè, un fan made. Crash Lira di Cortex era l'originale. 2, 3, 4, 5. Ok, qua non ci sono mai arrivato. Non so se la TNT... la legge, guarda che bastardi. Ci siamo. Ci risiamo il dio. Ci siamo. Siamo tornati qua per l'ennesima volta. TNT. TNT. Calmi. Calmi.
Madonna, pensavo avessi fatto una. È un livello futuristico. C'è di tutto. Crash 3, Crash 2, Crash 1. Cioè, vedi, è questa la cosa bella che io amo. Ok, questo non bisogna spaccare. Poi c'è anche del level design perfetto. Beccalo, toh. Ok, allora. Allora, qua come posso fare? No. Oddio. Ok, ci ho fatto, bravo. Bravo Mario. Lascia una vita, ma... la vita è per la mala vita. Beccalo. Sempre il beccalo di prima. Cioè, ma tu guarda, ci hanno messo anche il fatto che devi tornare indietro nel livello. Ma sta roba... posso cadere giù, ma tu devi morire. Ma ti debbano morire i pargoli, no? Madonna, invece di scivolare sei seduto. Crash Bandicoot, merda. Ok. Ci posso arrivare là? Ok, così. Ma tu guarda il level design assurdo. Bello. Bellissimo. Ok, facciamo così per non rischiare. Bestemmio se a una certa piglia mi cadevano in testa. C'è l'animazione qua? Non ho visto se c'era l'animazione. Si può andare qua? Sapete che ho paura, ma mi sa di no. Si può andare. Pazzesco. Oh mio Dio, questo gioco è una meraviglia. Che cosa meravigliosa. Ma banalmente ha più level design questo che Crash 4. Questo te le fa vedere le cose. Crash 4 è bastardissimo. La cosa che odio è che non posso vedere quante scatole mi mancano. Ok, un po' di roba a caso. Oh, c'è il bonus, avevo dimenticato. Vediamo com'è il bonus. Intanto gli vede il mondo. Bello. Comunque i bonus così... Madonna, che spettacolo. I bonus così sono proprio alla Crash. Cosa? Potevo fare pure così, no? Penso di sì. Ah, madonna, pensavo di non poter arrivarci più. Pacco, abbiamo due Aku Aku. Ho paurissimo. Non so se la maschera mi protegge. Ok. Ah, questo potevo fare pure così. Sì, ormai sono proprio in mod... oh. Ah, il bonus non ha il checkpoint. Attenzione. Il bonus non ha il checkpoint, ragazzi. Opla, la vita ce ne frega un cazzo. Ci buttiamo. Ok, ok, beccalo. Oh là. Non so quante casse stiamo, però stiamo. Finito. Oh, che cosa bellina. Andiamo a prendere il diamante. Guardate, io voglio le prove a tempo, però. Non ci sono le prove a tempo. Io pensavo si fosse buggato. Ragazzi, è una fusione incredibile. Vedi, a me il fatto che ci sono più livelli in uno mi viene... non posso dirlo. Che spettacolo. Oddio. 1, 2, 3, 4 e 5. Mamma mia. Oddio, ho preso il palo. Ho fatto cazzata, ragazzi. È bello perché non è un level design che puoi prevedere. Cioè, puoi anche prevederlo, però comunque è abbastanza complesso. Ci sta, mi piace. Boia, è difficilissimo. È difficilissimo. C'hai un sacco di salti complicati. Ma perché Toys for Bob e Activision non fanno un Crash decente? Cioè, ma mo esce Crash Team Rumble, ma io che cazzo me ne faccio dopo aver giocato a questo? Cioè, ma detto sinceramente, ma dopo questo, ma io che ci faccio con Crash Team Rumble, ragazzi? Salta! Chioppa! 2, 3, 4 e 5.
Ah, sta cosa che prende il palo. Allora, io come posso? Non posso. Mi beccava il 2, 3, 4, 5. Contate con me. Anzi, scrivete qua sotto nei commenti voi fino a che numero riuscite a contare. La rotta io l'ho sentita, eh. Boia. Ok, checkpoint. Checkpavone. Anche in 2D. No, ragazzi, ma che spettacolo è sto. Anche sopra. È tipo Slippery Climb si chiamava quel livello di Crash 1. Follia. Follia, follia, follia. Allora. Cioè, io non voglio fare il fanboy, eh. Cioè, per me Super Mario è bellissimo. Però, ragazzi, cioè, ma questo, ma che vi sto a dire? Mamma mia, stupendo. Però non si può fare. È un po'. C'è il muro? No. Non si poteva fare sta cosa, eh. Ho trickato un po', ho usato il trick. Attenzione. Oh, ragazzi, sono una bestia. Dov'è la. Ma non c'è la cosa, la flashback? Questi ce l'hanno messa alla fine, guarda che bastardi. Che faccio? Di qua vado dritto, aiuto. Me ne vado. Vedi, guarda, 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 guarda. No, ragazzi, che palle. Ma voi dovete veramente. Oddio, ok, quindi non è il nostro flashback. Ok. Quindi vuol dire che se il nostro flashback è più avanti, io dopo non devo prenderlo nel culo di. Beccalo! Ok. Allora, calmati. Questo cade? Ok, no. Non cade. Boia, Madonna, no, quanto corre. Boia, mamma mia. No, che devo fare? No. Madonna. Madonna. No, c'è il nastro flashback laggiù, ma voi siete. Siete delle merde. Siete delle merde qua giù, l'avete messo. Bastardi, oddio. Che merde che sono, ragazzi. Madonna, che merda di sviluppatori. Ok, ce la fa. Oddio. Che cosa? Che cosa sta succedendo? Non ci credo. Allora, con calma. Con calma, come ci ha insegnato. Non ho idea. Qualcuno ci avrà insegnato che. Facendo le cose con la calma e la giusta concentrazione si possono fare. Oh mio Dio, è ancora più complicato. Poi tutti i salti lunghi su. Madonna. Il tasto A sta chiedendo pietà. Quella cassa? Ma quella cassa? Oddio, è questa cassa? Oh mio Dio, Dio, Dio. Io non Beccalo. Oh mio Dio, ragazzi, ditemi che è l'ultima cassa quella. Sì! Però è bello! Oddio, questa gemma è caduta, non ho capito. È bello! 50 minuti di video per finire i 5 livelli. Ok, andiamoci a fare i nostri flashback. Mi sa che ho sbagliato qualcosa, eh? O forse no? Mi sa che ho sbagliato qualcosa, però c'ero. Attenzione! No, Dio merda! Ok. 83 casse, boia. Quante casse ne sono? Spacca, bravo. Quanto è difficile. Mi sa che ho fatto una cazzata, eh. Perché qua c'è. Mi sa che ho fatto una cazzata gigante. E infatti, perché devo scendere qua giù ogni volta. E vabbè.
3, 4. Fermi, 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 ci sono, ci sono, ci sono. Quindi io non devo prenderle per forza quelle. Basta fare così, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pacco. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Non ho... No, vabbè, ma Mario, non le prendere le casse TNT, coglione di merda. Io non so neanche il titolo di questo video. 2, 3, 4. Sono un imbecille. 2, 3, 4. Oddio, fermi. Fermo. Calmati, calmati. Calmati. Quarto. L'abbiamo fatto, abbiamo fatto, abbiamo fatto. Prossimo, prossimo, prossimo. Ok, che è? Sento della lava. Perché c'è la lava? Che succede? Cosa è successo agli sviluppatori di prima? Questo è l'ultimo flashback, poi ci sono. Boss. Tre. Ok, ma la TNT li spacca tutti, sapete che non lo so. Madonna, meno male che si è buggato il gioco. Sono lì, beh, cioè, su tutte le casse sono andato a finire proprio su quella. Ok. Beccalo. Ok. Sono... Perché? Perché non posso... Ok. Becca la TN. La musica che spina fa. Allora, qua che devo fare? Cioè, ma su tutte le casse, no? Che c'erano? Ma due volte sono andato sulla nitro. Ok, però aspetta. Se dovrebbe esplodere, credo. Oh mio Dio, ragazzi, ce l'ho fatta. Madonna, che paura. 1, 2, 3, 4, 5. Ci siamo? Non ci credo. Madonna, e questo è stato impossibile, è stato impossibile. Signori, e le prove di Uka Uka sono veramente complicatissime, quindi magari le andiamo a fare in un altro video, ne sono 5. Signori, che dire, una mod incredibile, ho registrato 1 ora e 20 di video, ma mi sono divertito un botto. E Crash Bandicoot allo stato puro, per quanto sia una fanmade, una mod di Crash Bandicoot 2, è bellissimo. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi futuri video, ma soprattutto le sfide di Uka Uka che andremo a fare prossimamente. Io vi saluto, vi ringrazio, ciao!